Per te, imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Scuola. Abbiamo deciso di puntare tutto sulla creazione di lavoro per i giovani campani. Puntiamo a creare 10.000 posti di lavoro con la collaborazione dei comuni, avendo fatto una valutazione molto semplice: nei comuni della Campania, 550 comuni, mancheranno nei prossimi 3 anni 13.000 dipendenti in media. Abbiamo deciso dunque di dare una mano ai comuni a coprire le piante organiche. Facciamo dei corsi concorso gestiti al Formez, definiamo delle graduatorie di ragazzi diplomati e laureati senza limite di età e poi la Regione, con i comuni che si convenzionano con noi, paga il primo anno di formazione. Quindi la Regione paga quest'anno, poi il Comune si impegna a stabilizzare i dipendenti. È un meccanismo che ci sembra efficace, utile per mandare a lavorare nei comuni della Campania migliaia di giovani, con un doppio risultato: di creare una prospettiva di vita e di serenità per tante ragazze e ragazzi che sono costretti ad emigrare, e con l'obiettivo anche di migliorare la pubblica amministrazione. Abbiamo ormai nei comuni un'età media di oltre 50 anni, 55 anni, in alcuni comparti della sanità abbiamo un'età media di 60 anni, quindi è un'esigenza vera, non è una forzatura quella di ringiovanire la pubblica amministrazione e riqualificarla. Abbiamo comuni che non hanno neanche il personale per l'ordinaria amministrazione. Allora questo è l'obiettivo a cui vogliamo puntare da oggi in poi. Entro l'anno partono le procedure concorsuali, quindi i corsi concorso gestiti dal Formez, e ci auguriamo di poter concludere quanto prima possibile questa fase concorsuale e poi di avviare al lavoro i giovani. Grazie. Presidente, una battuta invece volevo chiederle per quanto riguarda la situazione dell'impianto a Marcianise che è andato bruciato, l'ennesimo impianto in Campania. Noi nel giro di 48 ore abbiamo avuto il ministro Di Maio e stamattina il ministro dell'Ambiente Costa. Ma ci siamo già incontrati con i membri del governo, ci siamo visti una decina di giorni fa con il ministro Costa. Ricordo sempre che la Regione ha investito 20 milioni di euro per incrementare i sistemi di controllo nella terra dei fuochi. Abbiamo varato un programma per acquistare 8 droni che saranno gestiti dalle forze armate e non dalla Regione. Una parte di questi droni è già in volo, abbiamo aperto centrali multiforze in questi territori, cioè dei centri di coordinamento di protezione civile, vigili del fuoco, forze di polizia. Bisogna fare più controlli, certo, e questo è compito delle forze dell'ordine, fare più controlli delle polizie municipali, però parliamoci chiaro, finché ci sono delinquenti che non rispettano le leggi e pensano che sia più conveniente bruciare i rifiuti che portarli a discarica, questi problemi nascono per una ragione molto semplice: gli scarti delle lavorazioni industriali, soprattutto lavorazioni di fabbriche in nero, dovrebbero essere smaltiti come rifiuti speciali. Molti imprenditori in nero, per non pagare lo smaltimento dei rifiuti, preferiscono pagare un po' di delinquenti che vanno a piccare i rocchi. Problema vero è questo. Allora, finché non si interviene con una mano pesante nei confronti di chi compie questi atti di delinquenza e finché non cominciamo a mandare in galera qualcuno che accende i roghi, il problema diventa complicato da risolvere. Quindi mano di ferro, intensifichiamo i controlli, ma soprattutto mandiamo in galera qualcuno, perché se no non facciamo passi in avanti.